Ciao, benvenuto sul mio canale. Oggi parliamo ancora di due trucchi per imparare meglio, imparare più alla svelta e imparare di più a memoria. Pronti? Via! Il problema principale quando si studia, l'altra volta abbiamo parlato delle giornate, no, cosa fare, cosa non fare, però il problema principale di quando si studia qualcosa, soprattutto nella musica, è sempre la distrazione, no? Noi siamo lì a studiare e pensiamo, mi scade la bolletta, ma il vicino di casa mi ha detto quello, il capo mi ha detto l'altro, quindi finisce che lo studio in realtà diventa frammentario, perché per 2 secondi sono concentrata sulla scala, facciamo finta, e 2 secondi dopo sono concentrata sulla bolletta che mi scade. Questa cosa della concentrazione è un capitolo molto importante, perché la qualità dello studio ovviamente vale molto più della qualità. È inutile studiare 4 ore quando con la testa non ci sei neanche mezz'ora, e forse è meglio studiare mezz'ora che mezz'ora tu ci sei perfettamente con la testa. E sulla questione della concentrazione ci sono tante scuole di pensiero, non starò a parlare di questa cosa oggi perché non è proprio il caso, però ho notato una cosa che funziona molto bene. E chi fa yoga chiude gli occhi. Le armate speciali della marina americana, quando devono rimontare le armi, lo fanno al buio, quindi senza la questione visiva. E questa cosa mi ha generato delle domande nella mia mente e ho detto: ma vuoi vedere che se chiudo gli occhi quando studio, o faccio chiudere gli occhi quando studiano i miei allievi, per imparare qualcosa di buono e di nuovo, ci sono dei risultati positivi? Effettivamente devo dire che funziona. Io, per esempio, devo imparare una nuova scala, chiudo gli occhi e quindi la imparo meglio. Perché la imparo meglio? Perché aprendo gli occhi, intorno a noi c'è tutta una struttura di cose. In questa stanza c'è il tavolo, il pianoforte, il computer, le casse. Quindi quando io ho gli occhi aperti, il mio focus, la mia abilità viene distratta dalla questione visiva. Se invece chiudo gli occhi e quindi davanti a me ho il buio totale, il mio cervello va a cercare altre abilità e si concentra molto di più. E questa è una cosa che ti posso garantire funziona. Provala e poi mi saprai dire. Un'altra cosa che funziona molto bene, e questa non me la sono inventata di certo io, ma l'ha inventata un professore della università, un neurologo dell'università del Maryland, e che ha fatto degli studi e ha capito che il cervello stimolato 3 volte e poi lasciato riposare per 10 minuti riesce a creare delle connessioni molto molto più forti. E questa è una cosa che io faccio applicare molto ai miei allievi. Quindi c'è una cosa nuova, una scala nuova, la ripeti 3 volte concentrato, dopo ti prendi una pausa di 10 minuti e tu dici: vabbè, ma che faccio, lascio lo strumento e poi lo riprendo? No, fai un'altra cosa, fai la tecnica, fai lo staccato, dopo 10 minuti riprendi di nuovo quella scala e vedrai che piano piano incominci a memorizzarla molto meglio. Io spero che questo video, come tutti gli altri, ti siano utili. Ti ricordo che la mia missione è quella di divulgare informazioni che funzionano. Non dico verità assolute, dico solamente quello che ho imparato in questi anni di esperienza nell'insegnamento della musica. E la mia mission principale è quella di aiutarvi a studiare meglio. Se il video ti è piaciuto, lascia un like; se non ti è piaciuto, lascia pure un dislike senza problemi. Se hai degli argomenti da proporre, scrivi sotto ai commenti che trovi, e ti ricordo che se vuoi studiare con me puoi scrivere all'indirizzo che trovi su questo video. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!